Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai una pausa. Ma io dico, ma mi volete mandare in vacanza? A quanto pare, no. E visto che proprio oggi c'è stato un leak clamoroso, ho deciso, anzi sono stato costretto a fare un'edizione speciale del TG Poro, dove parleremo di PlayStation 5 Pro e non solo. Prima di iniziare però vi ricordo che questi sono gli ultimi giorni per partecipare al giveaway mensile di Instant Gaming per poter vincere un gioco gratis. Partecipare è completamente gratuito, mi raccomando, non dimenticatevi di tentare la fortuna e visto che ci siete, guardatevi pure le offerte del momento su Instant Gaming. Ci sono tutti i giochi più hot, tra cui Wukong, a prezzi strainteressanti. Trovate tutti i link in descrizione, io ho detto tutto, iniziamo! Durante il Partner Showcase, il reveal della Castlevania Dominus Collection è stato uno dei momenti più interessanti e lo avevo commentato sperando in un'edizione fisica fuori dal circuito di Limited Run Games. Purtroppo sti maledetti si sono di nuovo accaparrati l'esclusiva. I pre-order saranno aperti il 13 settembre e presto verranno rilasciate ulteriori informazioni a riguardo e, ve lo dico, sveleranno anche la Collector's Edition che, tanto per cambiare, costerà una fucilata. Destino diverso invece per Yakuza Kiwami su Switch, che a quanto pare sarà un'esclusiva digitale anche in Giappone, dove solitamente titoli del genere vengono stampati fisicamente. La scelta a quanto pare è stata fatta per tenere basso il prezzo del gioco e contro ogni mia previsione verrà venduto a 19,99, un prezzo in linea con quanto si può trovare sulle altre console. Non male, dai. Se siete cresciuti negli anni 90 e siete amanti dei platform, è chiaro che vi trovate nella migliore timeline possibile. Qualche giorno fa è stata annunciata una remaster di Croc Legend of the Gobos, titolo iconico quanto invecchiato male che però, nonostante tutti i difetti, io lo amo alla follia. Ne parlavo proprio l'altro giorno con il mitico 0DX e a quanto pare dietro al progetto c'è Argonaut Games. Praticamente gli sviluppatori originali hanno rimesso in piedi lo studio e l'intenzione è quella di rivitalizzare il catalogo della compagnia. Chissà se riusciranno a tirare fuori roba assurda come i classiconi in proto 3D del Super Nintendo o magari i prodotti su licenza usciti nei primi anni 2000. Staremo a vedere. E a proposito di grandi icone dei platform, ritorna pure Crash. No, niente Crash 5, almeno per ora, ma abbiamo avuto la conferma che nell'imminente Astrobot la creazione di Naughty Dog sarà omaggiata, come è giusto che sia. Nonostante la proprietà intellettuale della mascotte non sia di Sony, Crash è stato uno dei simboli del debutto nel mercato dei videogiochi di PlayStation e omettere un cameo del genere in un gioco che innanzitutto è una celebrazione della storia della piattaforma sarebbe stato un vero crimine. E chiudiamo questa prima parte parlando di altri due potenziali ritorni. Il primo, probabilissimo, è la riproposizione di Metal Gear Solid 4, che ricordiamo è l'unico capitolo della saga ad essere esclusivamente giocabile su PlayStation 3, almeno attraverso vie legali, dopo un mezzo leak avvenuto tramite il data mining del sito della Master Collection che confermava in via indiretta la presenza del quarto capitolo nel volume 2 di questa collection, ora anche il producer Noriaki Okamura, durante un'intervista rilasciata a IGN, ha praticamente confermato la cosa. Vi cito testualmente cosa ha detto. Siamo ovviamente consci di questa situazione con Metal Gear Solid 4. Sfortunatamente non possiamo dire di più al momento. Con il volume 1 che comprende i Metal Gear Solid dall'1 al 3, puntini, 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 molto probabilmente riuscirete a unire voi i puntini. Insomma, è solo questione di tempo prima di un annuncio ufficiale, che a questo punto però penso arriverà dopo l'uscita del remake di Snake Eater. Basta aspettare. Invece Dino Crisis è un'altra serie iconica degli anni 90, completamente sparita dai radar, sebbene continui a essere richiesta a gran voce dai fan. E no, Exo Primal non è abbastanza, vogliamo un Dino Crisis a tutti gli effetti. E sentite qua, per il creatore Shinji Mikami, nel panorama videoludico odierno non ci sarebbe abbastanza spazio per un gioco come Dino Crisis perché Monster Hunter avrebbe già occupato la nicchia rivolta agli appassionati di dinosauri. Cito testualmente, la figaggine dei dinosauri e le cose interessanti che puoi fare con questi animali sono tutte cose già state dette e fatte da Monster Hunter in tempi recenti. Quindi anche se fossi in grado di fare un remake o una nuova versione di Dino Crisis, non credo ci sarebbe spazio per un gioco del genere oggi, solo per il fatto che Monster Hunter è diventato un vero campione di incassi. Amigami, vabbè, io non commento, sono curioso di sapere la vostra. E a questo punto passiamo alla notizia del giorno, la vera bomba. Abbiamo avuto una conferma, non ufficiale ma praticamente certa, dell'esistenza di PlayStation 5 Pro. Si discute ormai da parecchio tempo del nuovo modello di PS5, che secondo leak dovrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno, ma ora è stato Bilbil Kun a dare tutta una nuova profondità alle possibili speculazioni. Vi ricordo che il leaker associato al sito di D-Labs è uno dei più affidabili del settore e molto spesso, anzi sempre, anticipa
con correttezza quali saranno i titoli inseriti all'interno del PlayStation Plus e anche gli annunci di nuovi hardware o giochi. Non si sa bene come faccia, probabilmente accesso al gestionale di qualche grande retailer, ma questo non cambia il risultato delle sue spifferate. Che io abbia memoria, infatti Bilbil Kun non ha mai sbagliato. Quindi il leaker ha fatto sapere di essere entrato in possesso di un'immagine della scatola di PlayStation 5 Pro. Non può mostrarla per evitare problemi relativi al copyright e proprio per questo ha ridisegnato la box art per dare un'idea di come sia fatta la console. Innanzitutto, ma questo ce lo aspettavamo, la versione 2.0 di PS5 si chiamerà PS5 Pro, esattamente come è accaduto con la precedente generazione di console. Il design non stravolge il progetto iniziale, purtroppo, aggiungo io, ed è una sorta di rivisitazione di quanto fatto con la Slim uscita recentemente. Anche per il colore. Si tratta in realtà di un modello più grande, ingombrante e spesso, che come differenza principale presenta tre linee orizzontali al posto di una. Secondo alcuni questo potrebbe significare che le cover di PlayStation 5 Slim saranno comunque riutilizzabili anche su questo nuovo modello, nonostante poi le dimensioni complessive siano maggiori. La console è equipaggiata con due prese USB-C sul fronte e un tasto di accensione. Sparisce il tasto di espulsione del disco perché, come potete notare, si tratta di una console only digital. Bilbil Kun non è in grado di confermare se questo sarà l'unico modello presente sul mercato o se sarà affiancato da una versione su disco, ma questa scelta potrebbe essere stata adottata in ottica di contenimento dei costi, ma ne parleremo tra poco. La console sarà equipaggiata con un DualSense standard e non ci saranno nuove versioni del controller. Cosa più importante di tutte è che all'annuncio di questa revisione potrebbe mancare veramente poco. Infatti per D-Labs la console sarà svelata entro la prima metà di settembre. Ricordiamoci che per Jeff Grubb ci sono alte probabilità che nelle prossime settimane Sony pubblichi uno State of Play. Potrebbe essere questa l'occasione perfetta per mostrare ufficialmente PS5 Pro. Ma parliamo del prezzo, forse la cosa più importante. Qui ci sarà da ridere. Ci troviamo in un periodo storico molto particolare. Se nelle precedenti generazioni eravamo abituati a vedere dei cali di prezzo, più si procedeva nel ciclo vitale di una console, oggi, a causa di vari fattori, uno tra tutti l'inflazione, Sony è costretta ad alzare nuovamente il prezzo della sua console. Per ora in Giappone il prezzo sarà alzato di circa il 19% e non è detto che un incremento del genere non arrivi prima o poi anche in Occidente. Partendo da queste premesse, quanto verrà a costare la versione Pro di una console che già adesso costa tra i 450 e i 550 euro? Difficilmente la Pro potrà avere un prezzo di listino inferiore ai 600, e già così è una mazzata non indifferente. La scelta di crearne solo una versione senza lettore ottico, secondo me, non va intesa come una decisione di passare all'Only Digital, visto che molto probabilmente verrà mantenuta la possibilità di attaccare il lettore esterno venduto separatamente, esattamente come accade con la Slim adesso. Quindi più che altro è una scelta pensata per non impressionare ancora di più il consumatore che altrimenti vedrebbe il modello con disco venduto a quanto? 700 euro, forse anche di più. Cifra che comunque chi vorrà una PS5 Pro fornita di disco dovrà comunque spendere, ma in due tranche. Non sappiamo ancora quali siano le specifiche tecniche della revisione Pro, ma secondo me sarà interessante vedere come Sony proverà a vendere al grande pubblico un rincaro del genere. Il prezzo di partenza rischia di essere molto impegnativo, staremo a vedere. Voi intanto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, del design, delle dimensioni, del prezzo e di quando arriverà il possibile annuncio. Vi aspetto nei commenti e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, oggi in particolare, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pro Michele 5, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Lo dico io? PlayStation Poro.